Maestro, prima di, par di parlare del concerto di domenica, parliamo dell'Orchestra Filarmonica del Sud, che praticamente lei è il fondatore. Sì, sono oh. il fondatore dell'Orchestra Filarmonica del Sud insieme alla mia manager Donatella Felluga. A seguito di un corso di formazione per professori d'orchestra tenuto al Teatro Impero di Marsala, Donatella Felluga mi ha fortemente stimolato perché in Sicilia nascesse una nuova compagine per dare la possibilità ai giovani talenti del nostro territorio, unitamente a professori che vantano esperienza presso le più importanti istituzioni artistico-concertistiche e fondazioni lirico-sinfoniche, di pensare ad una, una nuova realtà, una nuova creatura sonora capace di poter affrontare il repertorio sinfonico degno di un'orchestra di, un di livello. Di quanti componenti? Per composto. il concerto di debutto l'orchestra costerà di 65 elementi. Noi abbiamo bandito un, una selezione per la copertura dei ruoli orchestrali, abbiamo ricevuto più di 200 candidature e per questa occasione abbiamo scelto alcune delle professionalità di cui disporrà questa orchestra. Parliamo intanto del concerto di domenica, che sarà il debutto dell'Orchestra Filarmonica. Del sì, è il concerto di debutto di questa orchestra. Il programma sarà articolato in due parti. Durante la prima parte affronteremo. Delle importanti sinfonie e ouverture d'opera di compositori italiani quali Bellini, Verdi, Rossini e Puccini. Nella seconda parte invece, l'attenzione per l'apposta ai compositori francesi eh, Piset e Ravel che sono stati ispirati dalla tradizione spagnola. Ecco, cosa significa per lei sul piano personale? essere stato eh, coinvolto in questa operazione ed essere responsabile di questa orchestra, responsabile artistico sicuramente. È sicuramente motivo di orgoglio per me tornare nella mia terra dopo tanti anni di formazione all'estero, io dopo aver studiato al Conservatorio di Palermo sono andato a Vienna dove ho vissuto per quattro eh, anni, ho, ho affrontato due importanti master di alto perfezionamento in direzione d'orchestra. Eh, con i maestri stringer eh, Lajovic eh, e Pironkov e poi sono tornato perché da siciliano di scoglio volevo tornare nella mia terra per mettere al servizio della mia comunità le competenze maturate. Questo all'inizio i miei professori non, lo hanno, non me lo hanno perdonato, mm. ma di recente proprio il professore Pironkov è stato con me a Marsala per un corso tenuto per direttori e professori d'orchestra e ha capito la ricchezza della nostra terra e mi ha chiesto scusa dicendomi che ha capito perché io desideravo tornare, perché è una terra ricca di profumi e di intonazioni artistiche, direi, tali da poter assolutamente favorire un processo artistico che possa generare un indotto importante. Quindi torno nella mia città con tanta voglia di fare. Eh, forte delle esperienze maturate anche all'estero, ho lavorato per una società americana si chiama Classical Movements che organizza tournée per cori e orchestri di tutto il mondo eh, con anche un bagaglio di esperienza maturato presso l'orchestra sinfonica siciliana, la FOS sono stato collaboratore del sovrintendente per le attività di produzione dell'orchestra dell e mi sembra giusto dare al territorio delle opportunità qui a Sciacca, diversi anni addietro prima di partire, per, prima per Vienna e poi per Milano ho organizzato tre stagioni concertistiche, masterclass, mattine per le scuole. Molti amici, sostenitori appassionati mi chiedono di tornare a dare un contributo. Io mi metto al servizio. Lei è anche un docente? Sono docente ordinario presso il Conservatorio di Trapani. Ho insegnato per molti anni anche al Conservatorio Toscani di Ribera. E quindi, anche questa esperienza con gli studenti è stata per me importante. E oggi la mia classe costa di circa 200 studenti, con i quali affronto ogni anno un programma molto importante, intenso, che va dalla musica rinascimentale fino alla musica contemporanea. Al di là del fatto lavorativo, sente su di sé la responsabilità di questi ragazzi? Sì, sento su di me questa responsabilità e sento dentro di me una forte legge morale. Mi permetto di raccontarle un sogno bellissimo che feci Prima di un concerto tenuto al teatro antico di Segesta, era un concerto dedicato al giudice Borsellino. La notte precedente feci un sogno. Durante questo sogno, io cercavo di avvicinarmi al giudice Borsellino, che si trovava in spiaggia. Fui fermato dalla sua guardia del corpo, eh, ma il giudice Borsellino disse di permettermi di, di avvicinarmi a lui e mi disse, mi dica perché mi vuole parlare. Gli dissi. Sono un siciliano che ha studiato all'estero e che ha deciso di tornare e il giudice mi diceva in questo sogno allora ama tanto questa terra e io dissi sì, sì però eh, sono fortemente ferito dalle sue contraddizioni e dalla mancanza di rispetto nei confronti delle regole e sempre in questo sogno il giudice mi diceva guardandomi sei molto coraggioso e ti dico che non è un problema di regole, è un problema di legge morale se ognuno sentisse l'esigenza di ascoltare questa legge morale, sicuramente la società sarebbe migliore. Ecco, l'orchestra per me rappresenta una comunità che è espressione viva e garanzia della democrazia. Ci sono timbri differenti che devono essere messi insieme, devono essere armonizzati e questa diversità, questa pluralità di timbri, se è veramente modellata, può fare sintesi. Ecco, nel processo creativo eh, noi dobbiamo mirare a questo. Secondo me questa città sta vivendo questo momento importante, c'è questo forte stimolo verso la riapertura delle terme, penso anche del teatro, potrebbe rappresentare appunto questa orchestra un, un forte pungolo, anche perché precedentemente, mi permetto di ricordare, ho inaugurato questo, questo teatro con un concerto tenuto e organizzato dal Rotary, allora governatore, l'Avvocato Vaccaro, veramente che ha mostrato grande prova di, di amore eh, nei confronti di questa città e c'è stata una risposta importante. Ci furono due repliche di quel concerto e poi l'ultimo concerto lo feci il 1 gennaio del 2016. Vendemmo insieme a Rotary circa 900 biglietti nell'arco di 20 giorni. Questa è la risposta e la conferma che questo territorio che ha, un fame bacino, di ha un bacino di utenza importante. Ad Agrigento verranno persone da tutte le parti della Sicilia. Mm. I, I musicisti vengono da sette province differenti. Abbiamo ex prime parti del, dell'Orchestra del Bellini di, di Catania, della Sinfonica Siciliana e del Teatro Massimo e tanti stanno chiamando perché desiderano trascorrere un fine settimana nella città dei templi, proprio con l'occasione ecco, del concerto. Io dico che tutto questo potrebbe avvenire anche nella nostra città, se ci fosse veramente un processo nuovo e di complicità e se ci fosse quella legge morale mm. ad unire i cuori e le coscienze di tutti. Possiamo immaginare che dopo questo debutto, che tra l'altro si associa ad un'iniziativa del Lions International, mi sembra giusto dirlo, ci possa essere un calendario di, di concerti? Sì, intanto il concerto, il concerto è dedicato alla, a memoria di Paolo Valenti, eh, ringrazio fortemente tutti i presidenti dei club Lions Agrigentini, perché il concerto è organizzato dalla decima circoscrizione di Agrigento. E quindi hanno creduto fortemente in questo progetto, hanno creduto nel valore dell'arte come fortissimo e potentissimo strumento anche di coesione sociale al servizio del bisogno di chi anche soffre. Perché il ricavato sarà destinato alla fondazione e proprio lotta per, contro il cancro eh, infantile. Mi faccio dire che non è la prima volta che lei dirige eh, concerti orchestrali. Con finalità benefiche, non è la prima volta. Pensavo che è stato questo leitmotiv della, della mia attività, proprio perché è importante dare un senso profondo a quello che si fa. Io penso alla musica come mezzo e non come fine. Penso che sia una proiezione di quello che noi siamo, di quello che noi sentiamo. Ecco, c'è possibilità di un, una serie di concerti. Noi già siamo stati contattati nell'ultima settimana da tre istituzioni importanti che ci hanno proposto una collaborazione, quindi Donatella Felluga, l'Orchestra Manager, sta lavorando su, questa, su queste proposte e siamo assolutamente fiduciosi anche perché avvertiamo un grande entusiasmo, c'è veramente una grande tensione, forse perché il territorio ha bisogno di realtà stabili e di proposte che siano sempre più organiche e puntuali. Ecco, la musica è stata la sua vita e lo è tutt'ora. Ma lei si emoziona ancora quando sale sul podio? Sì, mi emoziono fortemente perché una volta un maestro mi disse una cosa importante, quando tu sali sul podio, tu rappresenti quel compositore e la sua creatura. Mi mm. sto emozionando anche adesso eh, nel sì. parlare con lei che mi ha seguito, la voglio ringraziare, mi ha seguito nel mio percorso, questa emittente che è stata sempre così sensibile, ha recepito tutte le istanze culturali che ho cercato di sostenere. Eh, e quindi entrare dentro una partitura, entrare come dentro una creatura, una persona con tutti i suoi sentimenti, le sue articolazioni, le sue esperienze. Ma posso chiederglielo, come si fa a eh, stabilire un rapporto non soltanto artistico, professionale, di, direttore d'orchestra, professore d'orchestra, ma evidentemente anche un rapporto empatico, di, di rapporto umano, lei ci riesce? <ride> Diciamo che scelgo sempre i professori pensando alla caratura umana, perché suonare insieme agli altri significa avere grande capacità empatica. Come dicevo prima, l'orchestra e il coro rappresentano due palestre significative, e la parola d'ordine è ascoltare, questo è il verbo del musicista. Se, se si ascoltano gli altri, si capisce quale deve essere la qualità e, e il ruolo del che bisogna esprimere all'interno di, di questo consesso perché si tratta anche quello di un consesso, si tratta anche quello di un consesso musicale. Quindi, il, la complicità del musicista che deve essere infiammato dal direttore d'orchestra, così come diceva il maestro Celibidache, grande direttore d'orchestra, è molto importante. Ci deve essere una relazione autentica e ci deve essere questo amore reciproco, ci deve essere fiducia. Ecco l'acronimo della Filarmonica del Sud è Fides, mm. ho lavorato molto su questo acronimo. Fides. In effetti La fides perché? Perché fides richiama due principi fondamentali: quello della fede, della speranza e della fiducia, e quello della lealtà. È un principio molto caro al mondo antico. Ma lei ricorda quando è stato il richiamo della musica nella sua vita, quanti anni aveva? Io comincio a studiare a nove anni. Mm. Mio padre diede la possibilità a tutti noi di, diciamo, di abbracciare questa esperienza musicale. Eh, quindi mio fratello iniziò a studiare la chitarra. Mie sorelle, le mie sorelle il pianoforte e io il clarinetto. Ho iniziato con lo strumento e il clarinetto? Sì, la prima esperienza è il clarinetto. L'esperienza dolorosa poi della perdita di, di nostra madre ha favorito questa, questa sensibilità nei confronti della musica. Ma lei ha suonato nella banda municipale? Ho cominciato anche a suonare nella banda, anche questa è una realtà fortemente educativa, che è, trattengo nella memoria questa esperienza molto, molto forte e bella. E nella sua orchestra ha qualche occhio di riguardo per i fiati? Diciamo che la conoscenza di uno strumento affiato permette al direttore una cosa fondamentale, quello di saper fare respirare l'orchestra, perché è fondamentale, tutti gli strumenti nascono per emulare la voce e mm. l'orchestra deve saper respirare e il gesto del direttore deve essere funzionale a questo bisogno ispirazione di ispirazione allora, e di espirazione, di preparazione del suono e di esecuzione. Noi siamo molto ammirati della sua passione che traspare naturalmente dalla... Anche dalla sua stessa commozione. In bocca al lupo per questo debutto e tanta fortuna per l'Orchestra Filarmonica del Sud, che ci rende orgogliosi come Saccenzi per il fatto che il direttore d'orchestra è un nostro concittadino. Grazie di cuore.